Non è facile anche intervenire dopo 24 ore continue di lavoro e dopo per me 2 notti quasi insonni per un fulmine. Tu hai detto bene, consigliere Lebro, hai parlato solo di fulmine. Ciel sereno, l'ha aggiunto il presidente. Io ho la coscienza serena, purtroppo il cielo sereno è da molti anni che non lo vedo più e quindi sono anche abituato. Ringrazio Putin e Obama, che sono tra i pochi che non sono intervenuti nella vicenda che oggi ha contraddistinto, oltre al Santo Padre, al comandante della NATO, mi pare che sono intervenuti tutti alle ore 6:55 del mattino. Chi è? Ah, la sveglia. Perché in genere la sveglia. Infatti, come ho citato comandante generale della NATO, ho perso il filo del discorso e stavo dicendo sono intervenuti tutti. Allora mi chiedo, beh, se intervengono tutti, e qua faccio un brevissimo parallelismo anche quando facevo il magistrato, che poi tra le varie cose negative che ho fatto ho avuto anche un primato che mi fa un po' sorridere, quello di essere stato il magistrato della storia della Repubblica Italiana, di aver avuto il maggior numero di interrogazioni parlamentari trasversali. Allora io mi chiedevo, beh, però, tutto sommato, se faccio così pena, perché tutto questo interesse? Se uno non è un bravo magistrato, a un certo punto lo si lascia cadere nel baratro. Allora oggi mi chiedo, ma se noi siamo così insignificanti, così negativi, così pessimi, così ultimi, così scadenti, come ci descrivono in generale, anche in questi giorni sui giornali, mi chiedo perché? Allora tutta questa attenzione, ci potrebbero far politicamente morire con le nostre mani, far andare a sbattere contro un muro. Allora mi chiedo, vuoi vedere che tra i tanti errori, tra le tante manchevolezze, tra i tanti difetti, tra le tante cose che dobbiamo fare, tra un rinnovato spirito di autocritica, vuoi vedere che qualcosa in questa nostra città la stiamo cambiando? Forse stiamo dando, come diceva il consigliere Marino con un intervento molto bello, la forza dei sogni a chi aveva perso anche la voglia di sognare.